Ciao, buongiorno a tutti. Sono in partenza per un viaggetto di 3 o 4 giorni, non lo so, vediamo quello che riesco a fare. Ho già caricato la bicicletta, ho tutto il necessario, ho tolto un sacco di roba rispetto ai miei viaggi precedenti, anche se il tempo non sarà bellissimo, probabilmente prenderò anche l'acqua, ma sono organizzato per farlo. Vediamo un po' quello che esce fuori. Con il vento in faccia. Eccola, è arrivata. Ogni volta che mi muovo, piove. Si procede a bassa velocità. Siamo alla fonte Acqua Santa, proprio sotto a Fiorentino, che sta qui dietro a me, la fontana. Non so se si riesce a vedere. Siamo a 120 km di percorso e ancora ce ne sono tanti da fare perché riesco, faccio Serra Sant'Antonio e scendo a Capistrello. Poi a Capistrello vogliamo trovare qualche cosa per dormire. Siamo a Serra Sant'Antonio, di là si va al Campo Stazzi e di qua si scende giù fino a Capistrello. Grande la porca! Siamo finalmente dentro la stanza. 35 euro, 14 euro pizza e supplì e birra, per cui perfetto, devo dire che diciamo che la sistemazione notturna è a posto. Benissimo, ragazzi, ciao! Stanno fanno gli occhiali, non vedo più niente. Niente, praticamente saliamo, adesso scendiamo su Avezzano, poi si va verso Ciolano. Quindi, come vedete, c'è molto traffico su questa strada, si prosegue, ora vi faccio vedere davanti a me cosa c'è. Boh, California e Velino. Quest'inverno l'abbiamo fatto in discesa. E oggi lo facciamo in salita verso Vindoli, da Ciolano. Ciao! Ingresso sud, Parco Nazionale del Gran Sasso e della Laga. Wow! Sto salendo da Bariciano a Santo Stefano di Sassano. Ogni tanto qualche gocciolina, ci sono molte nuvole nere intorno, però speriamo che tenga, va! Posto stupendo!
Si sale, ma siamo quasi nella piana di Campo Imperatore, quasi, voglio camminare, vabbè, andiamo, va, ventaccio forte. Valico di Capo La Serra, 1600 metri. Ora uscirà un po' di sole e mi toccherà coprirmi perché fa veramente freddo questo. Perfetto. Ciao! Vado di sole, dietro c'è Parigi. Salve ragazzi, sono qui a Fonte Cerreto presso l'hotel Fior di Gigli. Sono arrivato alle 8, ho preso la stanza, la bicicletta ricoverata sotto nel garage, adesso me la vado a letto e domani ci sarà un'altra tappa che porterà fino a casa. Ciao, buongiorno, sono a Fonte Cerreto, ho fatto colazione, sono alle 8. Ho già preparato la bicicletta, sono pronto per partire, adesso ci facciamo una bella sgambata. Guarda chi si vede, ragazzi, siamo quasi a Campo Tosto, lago. Come vedete, questo muro che c'ho dietro è la diga. Se viene giù questo muro, facciamo rafting e in 20 minuti siamo a Teramo. Discesa, poi mi aspetta la sella di Leonessa. Ancora poco, siamo arrivati alla sella Leonessa. Comunque il cammino è stupendo. Adesso vedremo al baretto di a Campo Corogna. Gelato, Coca-Cola, no, anzi birra, e poi dopo caffè, poi giù in picchiata verso lì. Anche la discesa del Terminillo si è consumata in pochi minuti, adesso passo Rieti, vado verso Contigliano e poi Cottanello e poi dopo via, si va verso casa. Allora, questa era l'ultima sedia importante, ora c'è rimasta quella da Poggio Mirteto Scalo a Torre di Berina, ma poca cosa in confronto a questa. Questi erano 7 km e non era male. Il viaggio sta per volgere al termine, ora sono a Poggio Mirteto Scalo,
dopo una lunga cavalcata da Contignano. Penso che per le 9:30 starò a casa. Salve a tutti.